vediamo come esportare dei dati di una seduta per analizzarla con software di altri produttori che analizzano gli intervalli RR. Dovete aver registrato una seduta in Biograph con un sensore che può registrare la frequenza cardiaca, quindi o col fotopletismografo o con un sensore elettrocardiografico oppure con sensore Polar da collegare al ProComp Infinity. Una volta che avete registrato una seduta, aprite il programma Biograph, vi portate sul database per cercare la seduta registrata. In questo caso sono in maniera confidenziale, quindi non vedete i nomi, ma io so che questo è il mio paziente. In questo paziente ho registrato una seduta, per esempio, col fotopletismo BVP. Seleziono la seduta di cui voglio esportare i dati. Schiaccio sotto Esporta dati. Scelgo Esportazione dati di intervallo. Serve gli intervalli RR, quindi dati di intervallo RR, solamente questi in questo caso. Schiaccio OK. Devo cercare nel set di canali l'IBI, in questo caso il secondo, il BVP-IBI, l'interbattito, quindi voglio esportare l'interbattito. Vi propone il tempo di inizio e il tempo di fine, che sono quello della seduta completa. Se volete potete esportare anche solo un pezzettino, quindi magari solo i primi minuti o gli ultimi, quello che è, cambiando i tempi, se no esportate tutto il file e lo dividete poi in cubias. Schiacciate OK per esportare il file. Si apre una finestra in cui andate a scegliere il percorso dove volete metterlo, riconfermo il desktop, mettete un nome al file, IBI Mario Rossi, seduta 1, un nome che rappresenti quello che esportate, e avete esportato qua. Il lavoro con Biograph è finito, adesso tutto il resto si fa esternamente, quindi uscite da Biograph. Andate a cercare il file di testo che avete creato e questo file va modificato, a meno che non abbiate dei settaggi diversi di quelli standard italiani sul formato in cui vengono memorizzati i numeri. Quindi si fa apri il file, se non l'avete mai aperto può chiedere con che programma cercate. Blocco note che c'è presente su Windows, quindi la prendete con un programma molto semplice. Vedete che ogni riga è un intervallo interbattito in millisecondi, quindi il primo intervallo interbattito è stato di 669,434 secondi, il secondo di 660 millisecondi, scusate, 666,504 millisecondi e così via. Quella virgola modificata in punto perché Cubio se la capisca, quindi si va su modifica, sostituisci, trova la virgola. Sostituisci con punto e si fa sostituisci tutto. Guardate cosa succede ai numeri scritti, ecco, sono passati dalla virgola al punto. Chiudete qui, vedete, qui sono tutti scritti col punto. File, esci, salvo le modifiche. Sì, salva, se no abbiamo fatto tutto il lavoro per niente. E quindi, una volta che avete creato i vostri file col punto di tutti gli intervalli interbattito, aprite il programma Cubios. Adesso, questo forse è la versione precedente di quella attuale, ma la procedura è analoga. Ecco, ci vuole un po' di pazienza a volte per avviare Cubios, perché avvia le routine di MATLAB. Perfetto, una volta che l'avete fatto, fate File, Open. Vi propone i file, andate a scegliere il file che avete creato, in questo caso già sul desktop, e fate apri. Lui importa tutti gli intervalli interbattito e vi fa l'analisi, le varie analisi. Da qui in poi potete usare Cubios con tutte le sue funzionalità.